Buon salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maverick e voi siete su Gamerser TV e come ogni sabato siamo qui per le news di Apex Legends. Quest'oggi parleremo della Season 7 in maniera molto approfondita e questo sarà il primo video di questo pre-Season 7 dove vedremo piano piano tutti i leak, tutte le conferme, tutte le cose che arriveranno nella prossima stagione. Prima di cominciare il video voglio salutare Vsky4L, Ganga, detto il nostro Gianluca, il Knocker, Guido109, XXIGamingXX e Daniele Mancini. Se mi fossi dimenticato di qualcuno vi chiedo scusa, fatemelo sapere qui sotto con un commento, vi saluterò nel prossimo video. Allora, come al solito partiamo con qualche notizia più piccola, per poi andare alla notizia più grossa, alle notizie più grosse che sono quelle della Season 7 e chiudiamo con qualche altra notizia più piccola. Allora, di recentissimo, la Respawn ha manualmente bannato 200 più cheater o booster in una singola giornata e quindi ovviamente ok, 200 non è che sia un numero enorme, però sinceramente 200 persone in meno che bustano sinceramente è una cosa ottima, ma hanno anche detto che chi ha cittato comprando dei sistemi, cioè proprio pagando dei sistemi di boosting, verrà permanentemente bannato e tra l'altro verrà permanentemente bannato legato all'hardware PC. Quindi se tu stai cheatando non è che poi puoi rifarti un altro account nuovo, no, dovresti cambiarti proprio tutto il PC, quindi questa qua è veramente una cosa stupenda. Andando avanti vediamo un nerf per l'Evo Shield. Praticamente la Respawn voleva già mettere per questa Season Cycle Event Aftermarket un leggero nerf per l'Evo Shield di livello rosso. Ovvero volevano aumentargli la quantità di danni che bisogna fare per livellare da quella viola a quella rossa. Adesso il numero è 500. Invece loro stavano pensando di portarlo tra 600 e 750. Così per rendere la vita più difficile a chi comunque è bravo e pusha tanto e quindi non fargli avere subito lo scudo rosso. Ora io non sentivo la necessità di dover nerfare questo scudo rosso, però se loro pensano che sia un sistema migliore magari faranno una prova, mal che vada torneranno indietro come hanno già fatto molte volte. Infine, prima di passare alla notizia grossa, parliamo di quest'altra notizia che dove Tom Casiello ci dice che prima della fine del 2020 ci dobbiamo aspettare un sacco di juicy, cioè un sacco di storie un pochettino diciamo interessanti, piccanti, non so come dire, per tutte le leggende. Infatti parlano di un'inaspettata riunione, dramma di famiglia, intrighi politici e cose varie. Questo ovviamente è relativo al fatto delle missioni, delle storie, della lore dei personaggi. Quindi vabbè, dai, sì, sinceramente ci può anche stare. E non solo, ma Jason McCord ci dice che il gap che c'è stato dall'inizio della Season 6 a questa patch di Aftermarket è stato comunque molto grosso e comunque la Respawn si è dovuta mettere sotto per fare delle modifiche veramente pesanti, perché avevano fatto delle modifiche in Season 6 che però facevano veramente pena, le hanno dovute rimettere a posto, quindi diciamo che è stata la Season più movimentata di tutte finora. Però comunque dice alla fine: comunque, lasciandoci un attimino questa cosa alle spalle, ci sono veramente tante cose cool, quindi tante cose fighe, che appariranno, che ci saranno, che succederanno nel gioco quasi costantemente fino a Natale. Quindi questo ci dà semplicemente una conferma per dire: ehi, guardate che adesso faremo eventi su eventi su eventi e cose nuove, nuove skin, nuove cose, fino a Natale come dei dannati. E questa è una cosa veramente ottima. Passiamo ora a parlare della Season 7. Allora, della Season 7 abbiamo un po' di cose interessanti. Allora, tanto per prima cosa, vediamo quale potrebbe essere il colore principale della Season 7. Quella della Season 6 è, diciamo, il viola, mentre per questa Season 7 sembra quasi un ciano, un azzurrino quasi ciano. Comunque ci potrebbe stare, potrebbe anche essere una stupidaggine questa cosa qua, ovviamente è una cosa buttata lì così. È un leak buttato lì così. Poi abbiamo anche il loot, quindi diciamo gli Apex Pack, come saranno skinnati, e diciamo che sono molto molto belli. Poi vediamo una skin per la Longbow che mi piace veramente tanto, è veramente una bella skin, è interessante questo ciano oro grigetto, mi piace veramente parecchio. Poi andiamo a vedere una skin di Wraith, che è questa skin qui, che vabbè non penso sia una skin leggendaria perché non è nulla di così speciale, però ci può anche stare. Poi da questo post di Shractal vediamo che il nome della prossima season sarà Ascension, ovvero Ascensione. Io non so se poi in italiano lo tradurranno con Ascensione o gli daranno un altro nome.
Comunque questa cosa dell'ascensione, poi adesso ci torniamo perché è comunque molto relativa al fatto che ci sarà la nuova mappa. Poi andiamo a vedere anche questo post dove viene detto che ci sarà una storia interessante, una storyline interessante fra Revenant e Loba in Season 7. Cioè almeno questa qua in realtà è una domanda, poi in realtà gli è stata data anche una risposta che sì, dovrebbe esserci una storia abbastanza interessante fra loro due. Infine andiamo a vedere anche un background di Olympus che ci fa vedere appunto questa bellissima città con questa specie di, non so cos'è, un tramonto, sta tramontando sole, comunque diciamo che è molto bella con questi soprattutto colori serali, con questo rosso di sera molto molto bello. Comunque questo qua dovrebbe essere tipo una schermata di caricamento che dovremmo avere in Season 7 che potremmo abilitare. E adesso passiamo a parlare anche di altre cose interessanti, come il fatto che avevamo parlato dell'Olimbus, ovvero il bus che dovrebbe permetterti di muoverti per Olympus, ovviamente non guidato manualmente ma solo per certi punti, come una specie di ascensore che però non solo va su e giù ma va anche avanti in certe direzioni. E non solo vediamo questo Olimbus, adesso anche nei file di gioco è uscita questa Overbike, che potrebbe essere appunto una moto che si può anche guidare, però diciamo che questo Olympus e questa moto mi fanno un pochino preoccupare, perché se effettivamente si possono guidare un po' stile Fortnite non è una bellissima cosa, punto primo perché intanto copiano ancora un'altra cosa da Fortnite e qui non è che mi piace tantissimo, ma non perché la copiano da Fortnite ma perché si scopiazzano un po' troppo sinceramente da Fortnite. Però il problema grosso è che secondo me su Apex mettere dei veicoli pilotabili dalle leggende, quindi dai giocatori, secondo me è una cavolata assurda, potrebbe rovinare parecchio il gioco, quindi io non la vedo come una bellissima idea. Poi non lo so, magari poi sarà implementato in una maniera decente, quindi sarà una buona cosa. Poi nel gioco è spuntata una finisher, come ci dice Bias 12, una finisher chiamata Afterburner per una Valkyrie, e sappiamo che Horizon è una Valkyrie, quindi è possibile che Horizon, che tra l'altro vi faccio vedere in questa immagine qui, sia appunto la nuova leggenda della Season 7. Ma proprio su Horizon voglio un attimino fermarmi e fare l'argomento più grosso di questo video, perché allora col fatto che adesso è spuntato questo evento con piccoli esperimenti ha fatto pensare a tutti che quindi bombasta Horizon è la prossima leggenda di Season 7. Però io voglio mettervi un attimino il bastone tra le ruote e farvi ragionare un attimo. Allora intanto vediamo che l'evento piccoli esperimenti è uscito nel mentre che c'è un altro evento, Aftermarket, e tra l'altro continuerà nel mentre che ci sarà l'evento di Halloween, quindi diciamo ci sarà una sovrapposizione di eventi, cosa che nel gioco non è mai capitata. Ora, il fatto che questo evento piccoli esperimenti non l'abbiano deciso di rimandare a Season 7, dicendo va bene, ok, dovevamo farlo, ma poi abbiamo rimandato tanto Aftermarket che non si riesce più a fare piccoli esperimenti, il fatto che non l'abbiano rimandato a Season 7 è perché probabilmente fanno vedere una leggenda che appunto è Horizon, che c'entra con la leggenda che esce in Season 7. E quindi non avrebbe senso fare l'evento piccoli esperimenti in Season 7 quando la leggenda è già uscita e quindi è troppo tardi. E quindi sono stati costretti a fare questa sovrapposizione di eventi, che comunque non è una brutta cosa, però che non hanno mai fatto. Quindi diciamo che appunto è una cosa strana per questo motivo qua. Loro l'hanno dovuto fare perché hanno dovuto far vedere questa Horizon prima della Season 7. Quindi comunque vuol dire che Horizon in Season 7 c'entra veramente parecchio. E fin qua non ci voleva chissà che genio. Però, allora, nel video in cui abbiamo parlato di tutte le leggende leakate fino alla Season 13, avevamo visto che Horizon in realtà era una leggenda della Season 10, mi pare. Spero di non ricordarmi male. E quindi in realtà in Season 7 c'era Valk come leggenda. Tutti però, comunque, quando hanno visto Horizon in piccoli esperimenti, hanno detto va bene, no, non è vero, ormai Valk non è vero, l'avranno spostata e invece Horizon. Quello che voglio fermarvi per farvi ragionare è che in quel video lì avevamo detto che Horizon è una scienziata, e questo comunque è confermato, il fatto che sia una scienziata, che è in grado di costruire parti meccaniche, quindi diciamo che è un po' come un ingegnere biomedico che è in grado di costruire delle protesi. Ora, noi sappiamo che Octane, quando ha perso le gambe per via di una granata, è stato portato da Lifeline da un'amica che gli ha costruito le sue gambe meccaniche. Questa amica potrebbe essere proprio Horizon, che quindi ha costruito le gambe meccaniche a Octane. Con questo non voglio dire, cioè con questo semplicemente fa vedere che tra Octane e Lifeline Horizon c'è comunque un rapporto un pochettino più intimo, nel senso che si conoscono,
Però non vuol dire nulla questo sul fatto che Horizon è Valk. Però aspettate, vediamo un'altra cosa. Horizon, nel video appunto delle, dove avevamo parlato delle leggende, avevamo detto che come abilità sono molto simili a quelle di Valk, perché in realtà Horizon ha creato Valk, non nel senso la persona di Valk, ma ha creato Valk nel senso che gli ha costruito delle parti meccaniche per rendere quella persona, che se no era senza, diciamo, poteri, senza nulla di particolare, invece appunto crearla, far diventare questa persona Valk. Quindi quello che voglio dire io con questo ragionamento molto contorto è che secondo me Horizon c'entra con la Season 7, ma non sarà la leggenda della Season 7, bensì Horizon è quella che ha creato le gambe di Octane ed è quella che secondo me ha creato il jetpack, almeno io per ora lo chiamo jetpack, di Valk. Che quindi è in grado di permettere a Valk di usare le sue abilità, quelle abilità che erano state leakate, dove c'era per esempio l'abilità attiva che ti permetteva di rimanere fermo in volo, sospeso per qualche secondo, o l'ultimate che ti permetteva di decollare in cielo un po' come se prendessi i geyser che ci sono a confine del mondo, oppure i gravity life che ci sono adesso nelle missioni di piccoli esperimenti. Quindi secondo me Horizon non sarà la leggenda della Season 7, ovviamente è una leggenda, è una persona importante perché ha creato la leggenda della Season 7 e tra l'altro ha creato anche la leggenda della Season 1, ovvero Octane, e quindi comunque secondo me ci darà lei le missioni per la Season 7, sarà lei il capo di tutto, sarà lei quella che architetterà tutto, però secondo me sarà comunque Valk la leggenda della Season 7 e Valk sarà, diciamo, un frutto di un lavoro di Horizon, un po' come è stato per Octane. Quindi io rimango fermo su questa idea qua. Poi, se la Respawn ci vuole sorprendere invece mette Horizon o addirittura mette due leggende, questo si vedrà. Comunque io spero di essermi fatto capire con questo ragionamento contorto, se no comunque poi tanto ne parleremo nelle prossime settimane, perché la Season 7 si sta avvicinando e quindi adesso ne parleremo sempre più spesso di queste cose qua, quindi mal che vada ne riparlerò. Adesso andiamo a vedere le altre notizie più piccole prima di chiudere il video. Allora, per la versione Nintendo Switch è stato fatto l'ESRB, ovvero che è una specie di PEGI, quindi quello che dice l'età per cui è consigliato il gioco, che però l'ESRB dovrebbe essere quello americano, se non dico una cavolata, mentre il PEGI appunto è quello europeo. E quindi diciamo che hanno classificato Apex, quindi vuol dire che si sta avvicinando, però non c'ha una data. E anche BS12 ha trovato questo Internet Not Found per Nintendo Online Services, che quindi ci fa capire che Apex Legends ha già questo, diciamo, errore dove dice che non c'è internet per la versione Switch, e quindi vuol dire che comunque la versione Switch si sta avvicinando. E infatti Chad Grenier dice che loro stanno che parleremo di versione Switch di nuovo presto, però lui adesso non può dirci ancora nulla. Quindi per ora, purtroppo, per la versione Switch siamo ancora un po' lì. Infine vediamo dei charm che dovrebbero essere integrati nel gioco, non ho capito bene quando, se in Season 6 o in Season 7. Comunque questi charm, come vediamo da BS12, dovrebbero essere questi charm di origami dei leviatani. I leviatani sono quelle creature giganti che ci sono a Canyon di Re, che se non stai attento ti sciacano con le zampe. E questi charm ci sono in vari tipi, c'è quello normale, c'è quello multi, c'è quello silver, c'è quello oro, quindi comunque diciamo ce ne sono vari colori diversi. E poi andando avanti vediamo che sempre il BS12 ci fa vedere che ci sono anche i charm per i Prowler, sempre uguali a quegli altri, quindi con gli stessi 15 colori, quello normale, quello multi, quello silver, quello gold e quello lined, che è un tipo di skin che però non sono riuscito a trovare in internet per farvi vedere un'immagine. Detto questo, io direi che per le notizie di questa settimana è tutto. Abbiamo parlato un pochettino della Season 7 e di come secondo me tutta la gente che dice che Horizon sarà la prossima leggenda, secondo me sbagliano e sarà Valk invece la prossima leggenda, ma comunque questa è una mia teoria che comunque ha le sue tesi, comunque non è una teoria campata per aria, però comunque è una mia teoria, quindi non è che sono il signor decido io quando escono le leggende, quindi potrei anche aver detto una cavolata. Comunque abbiamo visto anche un po' di altre notizie, abbiamo visto che i cheater se ne vanno, che l'Evo Shield rosso dovrebbe essere nerfato un po', e poi anche che sappiamo che fino a Natale ci saranno veramente tanti eventi uno dietro l'altro, e questo ci fa comunque ben sperare. Io ovviamente della cosa degli eventi ho un po' paura del fatto che, dato che hanno tirato fuori il crossplay e il gioco si è completamente smarmellato, io spero che quando butteranno gli eventi non faranno altri casini, perché il gioco, il primo giorno che c'è stato il crossplay è stato veramente un disastro, anche fare la live
sarebbe stata veramente una pena, è stata proprio una pena, è stata fare quella live. Comunque, detto questo, io direi che questo video è durato fin troppo, spero vi sia piaciuto, lasciate un like e un commento qui sotto, io comunque vi risponderò nel più breve tempo possibile. Se non aveste capito la cosa del mio ragionamento della nuova leggenda, fatemelo sapere, ve ne riparlerò in un altro video magari dedicato a quello. Detto questo, noi ci rivediamo a un prossimo video. Bella raga!